che me lo scriveste nì, con canze, leggendo. Regione al via la riforma sulle province. Visita Renzi, polemiche sull'esclusione di Giovanna Raiti. Siracusa, oggi la commissione attività produttive in prefettura. Siracusa, Plesso Mazzini, arrivano finanziamenti regionali. 8 marzo, diverse le manifestazioni in provincia. Cordiale benvenuto a tutti voi al consueto appuntamento con 8 News. Apriamo con la notizia della riforma sulle province. La riforma di Crocetta è ufficialmente partita da ieri. Manca in realtà solo il voto finale previsto per martedì, ma si tratta di una pura formalità. Ormai la riforma di Crocetta si può dire avviata. Il testo definitivo, salvo le correzioni previste dal cosiddetto articolo 117, è l'esito di un cammino lungo e tortuoso, fatto di rinvii, polemiche, scritture e riscritture che ne hanno cambiato la fisionomia strada facendo. La riforma delle province dice addio alle elezioni dell'organo intermedio e apre ai liberi consorzi di comuni, enti previsti dallo statuto speciale. Enti di secondo grado secondo la formulazione del Parlamento, non più eletti dal popolo ma composti da sindaci dei comuni che lo compongono. La vera novità però è l'istituzione delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, è proprio il punto che ha visto le maggiori discussioni in aula, non solo del Movimento 5 Stelle, che erano stati sempre contrari fin dall'inizio, ma anche del centrodestra e dei franchi tiratori dell'ultimo momento. Si tratta di enti non previsti dallo statuto, stiamo parlando sempre delle città metropolitane, ma che serviranno ad attrarre finanziamenti europei indirizzati proprio a questa tipologia di ente. Quindi una notizia sicuramente importante. E stamattina c'è stata la riunione della Commissione Attività Produttive e dell'ARSI in prefettura a Siracusa. Assenti gli assessori all'attività produttive Linda Vancheri, al territorio ambiente Mariella Lobello. Il presidente Bruno Mazziano ha discusso con i rappresentanti dei sindaci e con il commissario del comune di Augusta di sicurezza nella zona industriale. Alla riunione non hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni di Siracusa, Priolo e Melilli. Presenti invece i deputati regionali Stefano Zito e Marica Cirone Di Marco, che non sono componenti della commissione. L'obiettivo della riunione, ha dichiarato Mazziano, è quello di risalire alle cause dell'incidente a garanzia della sicurezza dei lavoratori e degli stessi impianti dell'ISAB. L'orientamento della commissione è quella di un no secco alle passerelle, ferma invece la volontà di conoscere i piani di investimento da parte del gruppo industriale. E cambiamo argomento, continua a farsi sentire la voce dell'onorevole Pippo Gennuso in merito ai brogli elettorali in occasione delle elezioni regionali 2012. Se nelle prossime 24 ore non arriveranno proposte concrete da parte della presidenza della regione, Gennuso minaccia di incatenarsi davanti al prefetto della prefettura di Siracusa. Il servizio. Penso di avere subito due attacchi inqualificabili, non vorrei che si arrivasse anche al terzo colpo di pirateria, violando una sentenza del CGA, tra l'altro inappellabile. Parole forti dell'ex deputato dell'MPA-PDS Pippo Gennuso, rimasto vittima di un colossale broglio elettorale in occasione delle regionali del 2012. Gennuso adesso intende fare sapere all'opinione pubblica che in Sicilia esiste una giustizia a due velocità. Lo farà domani 8 marzo, se nelle prossime 24 ore non arriveranno risposte concrete da parte della presidenza della regione. Mi incatenerò davanti il palazzo della prefettura di Siracusa, dice Gennuso, e se nel frattempo non verranno indette le elezioni delle 9 sezioni incriminate di Rosolini e Pachino, martedì prossimo trasferirò la mia protesta davanti la presidenza della regione, che andrà avanti ad oltranza.
L'ex parlamentare all'ARS si chiede anche il perché da 16 mesi si trova fuori dal Parlamento siciliano, avendo vinto le elezioni. Ho annunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa i brogli, le sparizioni dei plichi elettorali, dice Giannuso. Per 3 ore ho portato le prove al procuratore Giordano e a tutt'oggi non succede nulla. Pippo Giannuso fa un excursus cominciato il 30 ottobre del 2012. Il giorno dopo lo scrutinio, dice con amarezza, sono stati cambiati i verbali. Poi sono spariti i plichi elettorali del Tribunale di Siracusa e adesso si vuole pure ignorare una sentenza del CGA di Palermo che ordina alla Presidenza della Regione di indire nuove elezioni in nuove sezioni. Io non ci sto a questi atti poco trasparenti e chiedo con forza al governatore Crocetta di applicare la legge dello Stato italiano. Non si può essere paladini dell'antimafia soltanto a corrente alternata. La battaglia per la legalità e la trasparenza va sempre fatta, sia per le piccole che per le grandi cose. E per i brogli elettorali sono state violate le leggi della democrazia. Da quel che mi risulta, il parere dell'ufficio legale dell'ARS è stato categorico. Bisogna tornare alle urne a Rosolini e Pachino. Mi insospettisce la melina che sta attuando Crocetta, forse teme per un eventuale smottamento del suo movimento. Credo che su questa vicenda dei brogli elettorali in provincia di Siracusa ne abbia pure parlato con il senatore del megafono Beppe Lumia. È che quest'ultimo sia a conoscenza dei fatti, ovvero che una mano maldestra ha fatto sparire i plichi elettorali dalla casa naturale, dove si amministra la giustizia. Il senatore Lumia sulla questione ha pubblicamente dichiarato che le sentenze vanno applicate, piacciono o non piacciono. Devo pensare, prosegue Giannuso, che l'azione diffamatoria che qualcuno dei deputati siracusani enelti nel 2012 con accordi che fanno tra di loro nelle segrete stanze possano influenzare il giudizio del presidente Crocetta. Con la mia denuncia, prima ai giudici amministrativi e poi alla Procura della Repubblica, ho scardinato un sistema pericoloso che ha tutti i connotati delle azioni portate a compimento dai criminali. A questo punto potrei pensare che è a rischio anche la mia incolumità fisica. Di Lentini, Mangiameli ha deciso di fare una protesta in seguito ai problemi economici nati nel comune, come avevamo parlato anche durante il nostro telegiornale. Se ricorderete, avevamo proprio fatto un'intervista al sindaco Mangiameli. Quindi il sindaco ha deciso di iniziare nella giornata di ieri una protesta, ma l'ha già interrotta per rinviarla a martedì prossimo, se non succederà nel frattempo qualcosa. Il servizio. Il sindaco di Lentini, Alfio Mangiameli, così come dichiarato alla presenza del premier Renzi, si è incatenato all'ingresso del Tribunale di Siracusa per esprimere il suo dissenso contro la cattiva burocrazia. Dopo l'incontro con il prefetto di Siracusa, però, ha deciso di interrompere la protesta, rinviandola a martedì prossimo. Tutto nasce da quando al comune sono state congelate le somme, mettendo così a rischio anche gli stipendi dei dipendenti comunali, in seguito alla sentenza del caso De Geronimo. La sentenza del giudice onorario ha disposto un pignoramento di più di 4 milioni di euro direttamente dalle casse del comune di Lentini, da rimborsare all'avvocato catanese, quale esito di un contenzioso che affonda le sue radici a 25 anni addietro. Quel pignoramento ha messo KO i conti dell'ente, con servizi e stipendi a rischio. Non c'è nessun problema nel nostro comune, aveva dichiarato ai nostri microfoni Mangiameli, ma evidentemente il problema c'è. E così, dopo averlo espressamente annunciato pubblicamente davanti al presidente Renzi, Mangiameli ha iniziato la protesta all'esterno del tribunale di via Santa Panagia. Una protesta che, almeno fino a martedì, è adesso sospesa in attesa di quelle notizie positive o negative che dovrebbero arrivare per interessamento del prefetto nei limiti delle sue competenze. Ma non si fermano però le proteste a Lentini. Nella giornata di oggi è previsto un corteo dei dipendenti che poi lunedì daranno vita ad un sit-in sotto il palazzo della prefettura. Non mancano le manifestazioni di appoggio alle azioni di Mangiameli. La deputata Marica Cirone Di Marco esprime la sua solidarietà. L'iniziativa del primo cittadino lentinese è un'azione forte, dice la deputata regionale, alla quale il sindaco è stato costretto per difendere e tutelare la propria amministrazione ed i dipendenti comunali che non hanno percepito lo stipendio nel mese di febbraio.
E in seguito alla visita di Matteo Renzi all'Istituto Raiti di Siracusa sono nate delle polemiche riguardo all'esclusione di Giovanna Raiti, sorella di Salvatore Raiti, il ragazzo di 19 anni morto per un attentato di mafia a cui la scuola è intitolata. La signora Giovanna aveva ricevuto l'invito, ma poi l'invito è stato ritirato. Ma sentiamo tutti i dettagli in questo servizio. A seguito della visita di Renzi all'Istituto Raiti è nato un caso suscitato da una lettera di Giovanna Raiti, dirigente di Libera a Siracusa, nonché sorella del carabiniere Salvatore Raiti siracusano, a cui è intitolata la scuola. Ucciso a soli 19 anni il 16 giugno 82 a Palermo nella strage della circonvallazione da un comando mafioso. Appena l'altro ieri ricevo un invito da parte della scuola Salvatore Raiti, scrive nella lettera. I pochi che mi conoscono sanno che a me certe cose mi imbarazzano, ma vista l'insistenza dell'insegnante che parlava a nome della dirigente, ho dovuto accettare l'invito. Bingiungo il giorno dopo un messaggio al cellulare della stessa insegnante. Cara, sono mortificata, ma il cerimoniere del ministro non ci ha dato la possibilità di inserire persone esterne alla scuola. La Raiti parla poi della sua grande mortificazione per quella che chiama distrazione che ancora una volta le istituzioni hanno avuto nei confronti dei familiari vittime di mafia. È ancora molto lungo lo sfogo di Giovanna Raiti in questa lettera, scandita da rabbia e indignazione. Non tarda ad arrivare la risposta dell'istituto scolastico. I contatti con la signora Raiti erano stati presi da una docente dell'istituto a titolo personale, precisano, in forza di una consolidata amicizia e senza aver informato la dirigente. La stessa docente successivamente ha comunicato alla signora Raiti che non erano stati previsti altri incontri oltre a quelli indicati nel programma. Dunque non c'è stata alcuna esclusione, semplicemente un eccesso di zelo, perché né il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri né la dirigente erano stati informati della possibilità di un incontro con la sorella del carabiniere che dà il nome alla scuola. La dirigente Cucinotta ha telefonato alla signora Raiti per chiarire l'equivoco, per confermare la stima della scuola nei suoi confronti e per coinvolgerlo, come già fatto in passato, nelle future iniziative. L'associazione Antiracket Salvatore Raiti e la rete Centri Antiviolenza, indignate, hanno pubblicamente manifestato la loro solidarietà. Quando anche l'iniqua disposizione di inibire l'ingresso alle persone estranee alla scuola fosse giunta dal cerimoniale della Presidenza del Consiglio, scrivono rivolgendosi alla signora Giovanna, la scuola non avrebbe dovuto abdicare alla sua dignità di agenzia educativa, obbedendo supinamente all'assurdo divieto, ma disobbedendo apertamente o orgogliosamente. La scuola Raiti è il comune non hanno giustificazione di sorta e poiché noi volontari della rete Centri Antiviolenza riteniamo che tu abbia subito una grave violenza morale, continuano a dire alla signora Giovanna, ti suggeriamo di inoltrare immediatamente istanza al comune di Siracusa dove chiedi che il nome di tuo fratello nonché il tuo sia tolto a questa scuola che si è macchiata di un così inqualificabile gesto. E diamo adesso uno sguardo alla cronaca. Agenti del commissariato di polizia di Stato di Avola hanno arrestato Di Noto Massimiliano, classe 1980, domiciliato ad Avola, per il reato di lesioni personali gravi nei confronti di un uomo, classe 1967. L'arrestato, in evidente stato di ebbrezza, aveva ripetutamente aggredito la vittima senza alcun motivo. E continuiamo con la cronaca. Alle ore 4 di stamattina agenti delle volanti intervenivano per un esercizio commerciale sito in Belvedere di Siracusa, dove poco prima alcuni individui a bordo di un'autovettura avevano sfondato la vetrina del negozio ed asportato 200 paia di occhiali per un valore commerciale di 20.000 euro. Continua senza sosta l'attività di controllo sul territorio della Guardia Costiera di Siracusa per prevenire e reprimere gli illeciti in materia di pesca. Nella giornata di ieri si è proceduto al sequestro di circa 24 kg di esemplare di gambero rosso e alla contestazione di due illeciti amministrativi per un totale di 4.000 euro ad un motopesca del compartimento marittimo di Mazzara del Vallo che, dopo aver effettuato battute di pesca nei giorni scorsi, ha rientrato presso il porto di Siracusa, non provvedeva alla regolarizzazione del giornale di pesca nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti normative comunitarie nazionali. Il prodotto ittico sequestrato, dopo essere stato sottoposto a visita organolettica da parte del presidente dell'ASP 8 di Siracusa, risultando idoneo al consumo umano, veniva donato in beneficenza ad istituti caritatevoli del comune di Siracusa.
E nella seduta comunale di ieri a Cassibile il Consiglio ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno che riguardava l'individuazione dell'area del nuovo cimitero di Cassibile. Con questo atto si mette per la prima volta una pietra miliare verso un percorso che porterà alla realizzazione del nuovo cimitero, problematica molto sentita da tutti i cittadini. In accordo con l'amministrazione centrale e l'assessore Gian Siracusa si procederà all'inserimento del piano regolatore dell'area individuata nella zona tra strada Cugni-Stallaini, ex provinciale per cani gattini, e l'autostrada Siracusa-Gela, tutte aree appartenenti in gran parte alla proprietà del Marchese di Cassibile. Si tratta dunque di una realizzazione di un importante atto deliberativo. E buone notizie per quanto riguarda la scuola Mazzini di via dei Margaulenzi in Ortigia. Arriva un finanziamento dalla regione di più di 731.000 euro. Il servizio. La ristrutturazione del plesso scolastico Mazzini di via dei Mergulenzi in Ortigia rientra tra le opere finanziate dalla Regione con i fondi della delibera CIPE 79 del 2012. Per il sindaco Giancarlo Garozzo è un risultato che premia la scelta strategica fatta dall'amministrazione sin dal suo insediamento, quella cioè di mettersi subito al lavoro per intercettare risorse a tutti i livelli di finanziamento. Infatti quello della scuola di via dei Mergulenzi, dice Garozzo, è un progetto presentato dagli uffici comunali lo scorso autunno e va nella direzione della riqualificazione del nostro patrimonio scolastico. Prendiamo atto che la nostra scelta di qualche mese fa rientra tra le priorità del governo nazionale, come anche del presidente del Consiglio Matteo Renzi, come ha ribadito nella sua visita in città. Per l'assessore alle politiche scolastiche Alessio Lo Giudice, come amministrazione vogliamo garantire i diritti dei bambini ad avere strutture dignitose dove crescere e formarsi. Il finanziamento, dice Alessio Lo Giudice, assume un importante significato per quello che l'istituto scolastico rappresenta da un punto di vista storico e per la sua grande valenza simbolica, forte esempio di integrazione scolastica. A questo va aggiunto la sua collocazione urbanistica nel cuore di Ortigia, che esalterà ancora di più le opere di intervento previste. Il progetto, interamente finanziato per 731.601 euro, prevede infatti, nell'ambito della ristrutturazione e manutenzione straordinaria della scuola Mazzini, per la sua messa in sicurezza, anche il rifacimento degli esterni. Previsti inoltre interventi finalizzati al miglioramento del risparmio energetico. Un altro tassello per rimettere in moto un settore, quello edile, che ha sofferto parecchio la crisi degli ultimi anni, concludono Garozzo e Lo Giudice. Noi ci siamo mossi per tempo ed oltre alla partecipazione ai bandi abbiamo scelto come metodo anche l'interlocuzione con altri soggetti coinvolti in questi processi. Penso all'ANCE, alla Facoltà di Architettura, alle organizzazioni di categoria che abbiamo coinvolto in sede di piano triennale delle opere pubbliche, che non deve rimanere quello che è stato finora un libro dei sogni, ma uno strumento di programmazione. Adesso gli uffici stanno lavorando alla redazione di altri progetti di edilizia scolastica, i cui bandi andranno a scadere il prossimo 30 marzo. E domani è l'8 marzo, la giornata internazionale della donna. Diverse le iniziative in tutta la provincia. A Noto domani la manifestazione Semaforo Rosa si concluderà con un flash mob. Siamo proprio in compagnia dell'assessore Cettina Raudino. Allora, buongiorno. Assessore, buongiorno, grazie per buongiorno. Esserci venuto a trovare. Ci spieghi meglio di cosa si tratta questa iniziativa che farete domani? Allora, domani si conclude la lunghissima iniziativa che abbiamo intitolato Semaforo Rosa, 14 febbraio, 8 marzo, Mariannina e le altre, storie di malinteso amore. Un titolo lunghissimo per una manifestazione che è durata un mese e che ha avuto come cuore, come perno di tutto la donna e la relazione amorosa, per cercare di approfondire, di dare ancora più attenzione a quelli che sono gli archetipi e i modelli femminili del passato e quelli di oggi, rivolgendoci soprattutto alle generazioni più giovani, quindi ai ragazzi che sono stati coinvolti a 360 gradi in tutte le attività e le manifestazioni che abbiamo proposto. Domani appunto arriviamo al momento conclusivo, è una giornata fitta e ricca di momenti e di iniziative. Si comincia alle 5 del pomeriggio a partire dalla piazza 16 maggio, dove gli alunni, gli studenti dell'Istituto d'Arte, del liceo artistico Matteo Raeli scopriranno il busto
della poetessa Marianina Coffa, che sulla quale hanno fatto una pulitura straordinaria restituendole luminosità. Quindi la banda musicale, che con suoni di donne accompagna un corteo fino alla scalinata della cattedrale. Qui uno spero numeroso gruppo di donne farà un flash mob della durata di 5 minuti, quindi apertura di tutte le mostre. Sono 5 mostre, tutte quante tematiche, cioè dedicate al femminile, declinato in vario modo, e infine la serata si conclude con lo spettacolo teatrale di Lucia Sardo, La nave delle spose, che è esito di un laboratorio che l'attrice ha condotto con le studentesse dell'Istituto Matteo Raeli, e che ha come argomento il destino di queste giovani donne che all'inizio del Novecento varcavano, attraversavano l'oceano, spose per procura, in vista di un destino di un uomo sconosciuto che sarebbe poi diventato il loro marito. Quindi una manifestazione che mette al centro la donna attraverso l'arte, la cultura e tutti i linguaggi, mentre altrove si festeggia la donna in club con spogliarelli o pizze, noi pensiamo di festeggiarla così. Tra l'altro mi piace sottolineare come partner di questo progetto, che è alla sua prima edizione, è stato il Centro Antiviolenza Doride di Avola, che appunto ha pensato di fare domani mattina, cioè sabato 8 marzo, ad Avola un flash mob, in qualche modo facendo circuitare questo flusso di donne da Avola a Noto, proprio a dimostrazione che la rete al femminile non conosce municipalità. Bene, quindi domani ci sarà questo flash mob a cui tutte le donne sono invitate a partecipare. Lei ha detto tutto, non ho avuto la possibilità. L'abbigliamento, forse, devo ricordare. Ecco, io le voglio chiedere, sì, appunto, se possono partecipare tutte le donne a questo flash mob, no? Quindi, Certo. Certo, assolutamente sì, domani mattina faremo una prova, perché chiaramente dovremo prendere una posizione, ma siccome si tratta di una manifestazione che è spontanea, si chiede soltanto di indossare un abito scuro con un elemento rosso, che siano scarpe, che sia un foulard, che sia una fascia, qualunque cosa, per cercare di dare risalto a questa forma che non voglio svelare, che voglio lasciare misteriosa, che prenderà risalto, che avrà risalto sulla scalinata della nostra cattedrale. Il nero e il rosso come sappiamo è diventato ormai il simbolo della violenza sulle donne. Quindi chi vuole partecipare a questo flash mob domani può venire quindi alle prove? Allora, può venire domani mattina alle prove, che saranno intorno alle 11.30 appunto a Noto, oppure essere presente già alle 5 in piazza 16 maggio, e cercheremo insomma di integrarle, certo, assolutamente. Va bene, grazie Assessore. Grazie a voi. E sempre a proposito di 8 marzo abbiamo intervistato la Presidente regionale del Coordinamento Donne Siciliane contro la Violenza, Raffaella Mouceli, che proprio in occasione della giornata di domani ha organizzato una conferenza. Sentiamo cosa ci ha detto in questa intervista. Noi sui centri antiviolenza parliamo purtroppo di violenza tutti i giorni dell'anno. Quindi quest'anno abbiamo deciso almeno per un giorno, per l'8 marzo, di sospendere il dolore, le lacrime, le umiliazioni quotidiane che ci infligge appunto questo patriarcato imperante della nostra società, e vogliamo celebrarci, autocelebrarci, dedicare almeno un giorno a questo momento, diciamo, di autocelebrazione e di sorellanza tra le donne. E abbiamo invitato un ospite di rilevante spessore culturale, che è la dottoressa Maria Paola Fiorenzoli, colei che ha praticamente contribuito alla nascita addirittura della Casa Internazionale delle Donne a Roma. È una saggista, una storica, che ci parlerà appunto delle donne eccellenti che hanno fatto grande la storia di Siracusa. E scusate se è poco. Bene, con questa notizia non ci sono altri aggiornamenti per oggi, partecipiamo dunque tutte insieme a questa importante iniziativa in occasione della giornata internazionale della donna. Io vi comunico che domani pomeriggio la nostra emittente organizzerà uno speciale proprio dedicato a questa importante giornata. L'invito che io voglio fare a tutte le donne è quello di avere coscienza di questa giornata, di non ridicolizzare
ridicolizzarla con dei balli o dei spogliarellisti nei locali, ma cercare di capire il vero senso di questa importante giornata, che io invece di festa della donna preferisco chiamare giornata internazionale della donna. Con questo è davvero tutto, io vi ringrazio per averci seguito anche oggi e vi do l'appuntamento alle prossime edizioni.